Questa settimana sono andata io a fare la spesa e adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ho fatto anche un giro un po' per negozi, cercavo qualcosa per la casa, decorazione, lo so che ho fatto compere. Settimana scorsa da IKEA eccetera eccetera, vi ho fatto vedere gli acquisti comunque nel precedente vlog, ma comunque ero un po' alla ricerca di ispirazione, poi non so, magari trovavo qualcosa di carino, di autunnale, ma zero, 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 zero spaccato, nemmeno l'abbigliamento mi ha detto nulla di che. Quindi soldi risparmiati, giro vuoto. Vi faccio vedere la mia spesa. Fra le cose che ricompro molto spesso ci sono, vabbè, le uova, la centrifuga, questa della Valfrutta, mi piace moltissimo, ha mela, carota, zucca, mango, strepitosa. La cioccolata, cioccolato fondente con le nocciole, come dolcino fine pasto, ne mangio uno, massimo due cubetti al giorno, e una barretta di cioccolato fondente che utilizzo per fare ad esempio le gocce di cioccolata o la cioccolata calda, utilizzo comunque del cioccolato. Lievito di birra disidratato per fare pizza, panini, la pita, eccetera. Non amo particolarmente il latte di soia, ma questo era l'unico che c'era da mezzo litro. Io un litro in pochi giorni non ce la faccio a berlo, lo bevo veramente raramente. Il latte ultimamente lo sto utilizzando un po' nei plum cake. E vabbè, ho ricomprato il pan bauletto che utilizzo non soltanto per fare, che so, i panini, ma anche i french toast, un po' di sughi, i noodles. Ho trovato poi il curry, in realtà avevo segnato tipo pasta al curry perché non pensavo che avessero questo tipo qua, che di solito trovo soltanto nei mini market asiatici. Sono praticamente dei cubetti di curry particolarmente concentrati per fare appunto il curry, quello giapponese, leggermente piccante, perché questo infatti è mild, era l'unico che c'era, quindi me lo sono fatto andare bene. Leggermente piccante, leggermente dolce, top con le cotolette o il pollo e il riso. Come frutta e verdura compro sempre mele, banane, a sto giro ho comprato anche due lime per fare il ginger beer, ho preso delle zucchine, delle carote e degli spinaci che sapete io adoro al forno a mo' di chips. Per quanto riguarda carne e pesce, di solito compro più carne, ma non c'era nulla che mi entusiasmasse, non ho trovato lo spezzatino nel macinato di tacchino, che a me piace usare lo spezzatino nel goulash. Con il macinato ci faccio ad esempio le polpette oppure i ravioli, quindi ho comprato solo petto di pollo, lonza, wuster di pollo, gamberetti surgelati, filetti di orata e salmone, tutto surgelato perché al bancone, quello del pesce, c'era il pesce non fresco ma quello decongelato, quindi. Nel frattempo mi sono cambiata perché si muore di caldo adesso, non so per quale motivo. Si esce la mattina, ci saranno 12 gradi a dir molto, e poi adesso ce ne sono 25, cioè non sbalzo
Pazzesco, vabbè. Comunque ci tenevo a sottolineare che è una spesa mia banalissima, comunissima, non ha alcuna pretesa, non penso di essere la persona più sana, più in linea, più qualsiasi cosa, quindi prendetela per quello che è. Tra l'altro sono contentina di come sono venuti i capelli oggi. Ho usato semplicemente il ferro e tra l'altro ho arrotolato io manualmente i capelli attorno al ferretto e cioè, stamattina hanno tenuto bene. Poi non so, così mossi mi piacciono di più i capelli schiariti. Cosa super frivola, lo so, però guardandomi in telecamera ci ho fatto caso. Vabbè, sono un po' vanitosa, scusate. Ora sono indecisa se preparare due tipi di panini diversi. I melon pan, che sono quei panini giapponesi ricoperti tipo di pasta di biscotto, che hanno la forma un po' tartarugata fuori, per intenderci. O se fare invece dei panini a forma di zucca, o almeno ci si prova. Vorrei fare tutti e due entro la fine della settimana. Penso però, visto che ormai sono quasi le 5, i melon pan ci mettono un po' di più, secondo me. Quindi proverei a fare le zucchette, perché è una preparazione sola. Nel melon pan devo fare il pane e il biscotto che andrà a ricoprire il pane. Tanto ormai ho deciso che faccio le zucchette. O meglio, devo trovare la motivazione giusta per tornare in cucina e sporcare di nuovo perché ho fatto il dolce. Adesso pure le zucchette, sperando che vengano zucchette, che non l'ho mai provato a fare, però con lo spago, mettendo lo spago attorno alle palline di panino, si dovrebbe riuscire a dare la forma di zucchetta, vediamo.